grazie di essere intervenuti, grazie di essere qui, un ringraziamento speciale lo voglio fare alla nostra famiglia del Gonfalone che è qua a rendere solenne un momento che fa parte della vita della nostra città, si rende onore a chi questa città l'ha servita con dedizione, con umiltà, con spirito di servizio e tanto amore. In un momento non semplice, in un momento che vedeva la città come il paese rinascere dopo un periodo di difficoltà, seguito dopo un grande sindaco della città di Firenze, un esponente politico che ha segnato sicuramente in positivo la storia di questa terra, di questa regione, di questo paese. Quindi era doveroso da parte dell'amministrazione comunale intitolare un luogo della città all'Elagorio, un momento voluto appunto con la massima solennità, ringrazio anche la Polizia Municipale e le forze qui presenti, ovviamente il Gonfalone rende tutto questo più solenne, ringrazio anche la Prefettura che è qui presente, perché questa è una zona della città che racconta la città nel suo periodo più recente. Noi abbiamo attraverso la toponomastica, l'onomastica della città, la possibilità di ricostruire vari periodi storici che la nostra città ha vissuto. Questa è una nuova urbanizzazione che poi vedrà un ulteriore sviluppo in quella direzione, verso quella parte di città, ed è una zona che è stata decisa di dedicare appunto a quelle persone che hanno ricoperto la carica di primo cittadino della città di Firenze dal dopoguerra ad oggi, con qualche eccezione, per esempio Giorgio Lapira si trova da un'altra parte, però abbiamo appunto Giancarlo Zoli, poco più in là abbiamo Bocianchino, insomma abbiamo Famiani, insomma tutte quelle personalità della politica e dell'amministrazione cittadina che appunto hanno lasciato un segno, un segno di buon governo, un segno di disponibilità all'ascolto della popolazione, un segno di comprensione anche delle problematiche dell'esistente e non soltanto del presente ma anche del futuro, perché Firenze ha avuto una grande fortuna di aver avuto sempre dei sindaci capaci di guardare anche al di là delle successive elezioni per guardare alle future generazioni. Tante scelte sono state fatte, tante scelte sono state poi perseguite nel corso degli anni anche con il cambiamento delle persone, perché c'era una condivisione di un progetto di fondo. Quindi io ringrazio, indipendentemente dalle appartenenze partitiche, perché evidentemente sono anche diversi i sindaci che si sono alternati con appartenenti a famiglie politiche diverse. Evidentemente Lagorio è stato uno dei più importanti esponenti della famiglia socialista nella città di Firenze, nella regione toscana e anche nel panorama nazionale. Ha rivestito incarichi che stare a elencarli tutti rischieremmo di stare qui fino al tramonto, ma insomma ogni incarico lo ha servito con lo stesso spirito con cui ha fatto il sindaco di Firenze, lo spirito di servizio, la dedizione, la passione, la disponibilità all'ascolto e la disponibilità a mettersi a disposizione di chi aveva bisogno. Penso che sia molto bello ricordare anche attraverso un segno, un piccolo segno della storia della città, chi a questa città ha dedicato una parte importante della sua vita. Davvero grazie, ringrazio la famiglia che è qui presente. Grazie. Parole anch'io. Vorrei ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale per aver dedicato una strada a mio padre a così breve distanza dalla sua scomparsa. È un segno di grande attenzione che riempie di onore la nostra famiglia. Ringrazio l'assessore Vannucci in particolare qui intervenuto per le sue bellissime parole, il Gonfalone di Firenze che ci onora, la prefettura, zitta, senza dirmi niente, ha concesso il nulla osta a questa intitolazione, così non mi ha privato della sorpresa bellissima che il comune mi ha fatto quando mi ha telefonato per informarmi di questa iniziativa. Questo è un piccolo tassello di memoria che ci riempie, l'ho già detto, di orgoglio e di onore.
consentitemi di chiudere queste parole con una riflessione del tutto personale, se mi riesce. A poche centinaia di metri da qui, in linea d'aria, c'è Via Fiume, dove mio padre ha abitato fino a quando non ha sposato la mamma nel 51. Sono pochi metri, appunto, in linea d'aria. In un certo modo il babbo è vicino a casa. Grazie a tutti. Posso dire due cose velocissime? Sì, io ricordo il ministro Lagorio, piccolino, poi nemmeno tanto, ma non svegliamo. No. I disastri anagrafici, non li svegliamo. Ricordo quando appunto in televisione lo vedevo come ministro della nostra Repubblica. La cifra dello spessore di questa persona, devo dire, per piaggeria, lo ritrovo nella figlia che lavora in prefettura con noi, che è un punto di riferimento, con una sensibilità spiccatissima, una persona per bene, quindi signora complimenti per il marito, per la figlia e per lei che ha dato la sua impronta a questa famiglia. Grazie. Che mi ha molto commosso, perché tutte le mattine che io mi alzo e questo che mette il nostro Signore la mette in terra, tutte le mattine io dico: Lelio, perché non mi hai aspettato? E trovarmi qui con voi così cari mi ha commosso e vi ringrazio tanto.